Grazie mille a voi qui in Via Novelli, ancora una giornata, non ancora una giornata, ma ancora una giornata grazie agli amici del Don Milani del Marrone da Ponte, Don Milani del Marrone da Ponte. Sono ben distribuiti, Paolo, sono bene uomini e donne, oggi sono, non sono metà e metà, non abbiamo una classe prevalentemente femminile o prevalentemente maschile. Mi hai guardato con le dita, cosa stai dicendo, Giorgio? L'imbarazzo della... No, tranquillo, tutta roba normale. Tutto a posto. Possiamo sentire qualcuno del Mairone ancora oggi? Dici di sì? Direi di sì. Direi di sì, grazie, mi piace. Prego. Il tuo condizionale, che è d'obbligo. Diamo il microfono allora, andiamo lì. Andiamo da... Chiara, ciao Chiara, che bel sorriso che ha Chiara. Ah, proprio ti fa male così perché ti abbiamo fatto stare. Ciao Chiara, ti piace qua questo ambiente? Ti piace la televisione in genere? Sì, da piccola la guardavo sempre. Ti piace comunque? Ovvio. Com'è stata la settimana? Che hai conosciuto anche gente nuova? Hai conosciuto anche ragazzi, ad esempio, del Don Milani, gente che arriva da Romano di Lombardia, proprio giù nella bassa. Sono simpatici? Sì, ah, no, dillo, mi piace quando sei convinta. Tanto, non ci ho parlato tanto. Ah, non c'è, a gesti, visto, vi comunico. Sai che ti dico una cosa? Hanno un linguaggio anche loro, cioè parlano, ed è la stessa tua lingua. So che dopo 5-6 giorni, ma puoi parlarci. Neanche con qualcuno hai fatto amicizia, che hai detto, ma quelli mi sembra sì. No, chi è più simpatico di loro? Non lo so. Non prendi proprio posizione. No. Ne pensaci, settimana prossima te lo richiedo, intanto, così. Tu hai una famiglia numerosa? No, siamo in tre. Io, mia mamma e mio papà. Papà, i cani, i gatti? No, niente. Canarini? Criceti? No. Porcini d'India? Neanche. Niente, sono una maschera. Niente. Mucche? Neanche. Niente, no. E cosa fai nel tempo libero oltre a studiare? Prima facevo ginnastica artistica, adesso faccio palestra. Ah, ginnastica artistica, ma andavi tipo anche, cioè facevi tutte quelle cose? Sì, quei, come trampolino. Si chiama? Pirolette? No, fa ridere. E come si chiama? Pirolette? Come si chiamano? Pirolette? Sì, andavo sul trampolino, la pedana, la trave, le cose. Ma cadevi ogni tanto? Sì. Perché sai che ci sono quei filati su YouTube che partono, vanno e poi si spacca la pedana oppure vengono lanciati. Sì. Perché hai smesso? Perché... Si era spezzato troppe volte il trampolino. No, non avevo più tempo con la scuola. Ti sei stancata, di la verità. Ma poi comunque è difficile, la disciplina è molto difficile, sì, la ginnastica artistica. Complimenti. Sei muscolosa? Non tanto. Non tanto. Grazie cara, molto gentile. Sì. Invece lì abbiamo... Ciao Chiara. Perché abbiamo chiesto alla segreteria di produzione di metterle vicine, così non sbagli i nomi, abbiamo tutta una fila di Chiare. O Chiara, anche lui Chiara si chiama. I capelli Chiara, capigliatura Chiara. Ciao Chiara, tu cosa fai invece, oltre a studiare? Nulla. Vive in una teca, Paolo, la tirano fuori a studiare, poi la rimettono dentro lì come... È impagliata come un gufo. No, scherzo. Hai degli amici del sì, cuore? Sì, ho degli amici. Sì. Cosa sì, fate sì. Di solito quando uscite in compagnia? Andiamo fuori, non state lì. Andiamo a vedere un film al cinema. Qual è l'ultimo film che hai visto? Lady Bird, bello? Sì. Dicono che è bello. Mm-hmm. E la tua famiglia invece è numerosa? No, sono solo io, mia sorella, mia mamma e mio papà. Vabbè, quattro, già vinci, con Fonto sì. Chiara sei già più uno. Sei già esatto. Una. Vai d'accordo con l'altra Chiara? Sì. Sì, davvero? Ha un bel nome, Chiara? Sì. Il suo, sì. Non il tuo, il suo, è un bel nome. Sì. Grazie mille, è stata gentile. Sei una studiosa, sei studiosa, hai la faccia da studiosa. No. Risate grasse. Perché ridono così in maniera sarcastica quasi? Non molto. Meno male. Cioè, bisogna sapere studiare, però neanche troppo. Come invece? Che tu invece sei... No. Sei no. Del minimo. Sei no. Come sei? Tu sei no. Sei no. C'è anche la canzone. Sei no. Ciao, ti chiami innanzitutto? Esther. Anche tu sei una studiosa? Non sei tanto studiosa? No, vabbè, quello che serve per arrivare al 7. Vabbè, al 7 sei già ambiziosa però, per arrivare al 7. Cosa fai di bello oltre a studiare? Io ho fatto danza classica per molti anni. Fate la gara, una ginnastica artistica, l'altra danza classica. Hai smesso o continui? Quest'anno ho smesso per dei problemi, l'anno prossimo riprendo. Che problemi hai? I piedi che non riesci più a tenere? Sì, no, ho avuto un problema all'articolazione, alla caviglia. Ti spiace? Ti piace andare a danza? Sì, sì. E quando fai danza raccogli i capelli o sono, perché sono bellissimi i tuoi capelli rossi? Sono sì, rossi. No, di sono solito rossi? Sì, sono rossi naturali. Rosso naturale. Ti piacciono i tuoi capelli? No.
vuoi i miei. Non gli piacciono i suoi, guardami i miei. No. Grazie, è stata molto gentile. E Esther? Abbiamo dopo Esther il ballerino invece. No. Ah no, assolutamente no. Anche tu però hai dei bei capelli ricci, eh. Come ti chiami? Pietro. Pietro. Pietro, ti piacciono i tuoi capelli? Sì. Cosa fai d'altro di bello a parte pettinarti con i bei riccioli che hai? Suono il violino. Facevo sport, però non mi piace. Non ti piace lo sport? Ho fatto tanti sport. Tipo? Ho fatto un po' di karate, tennis. Un po' di karate? Cioè, karate lo fai oppure non puoi fare un po' di karate? No, come tempo. Tennis anche? Sì. Però no. E poi d'inverno ogni tanto scio. Sci ogni tanto però. E invece il violino ti piace? Tiri con l'arco, ma nel senso con l'arco del violino, perché? È tanto che studi violino? È un po', sì, più o meno dalla quarta elementare, però ho smesso di prendere lezioni dalla terza media e adesso suono in un'orchestra. Ah, suoni in un'orchestra addirittura? Caspita, ma non puoi portare una volta il violino e suonarcelo? Settimana prossima. Va bene. Possiamo chiedere a Pietro di portare il violino? Domani. A domani, possiamo già portare domani. Domani porto il violino e lo suoniamo, d'accordo? Ok. Grazie Pietro, è stato gentilissimo. Grazie anche a Esther e alle due Chiare, tra l'altro. Vediamo il meme di oggi, lo vediamo insieme, amici. Vedete quante gente interessante c'è anche di là, eh? Visto, sembravano così all'inizio, invece sono interessanti. Quando scopri che un bergamasco ha un bergamasco, non piace la polenta. Che cagano. Ollia. Come si dice? Helten. No, da noi te lì, così dice ol. E non sono tanto bergamasco io, sono, però mi piace la polenta, col brasato anche, tra l'altro, dico per piacere per sua mamma. Tra poco torneremo con voi, sempre qui in Via Novelli, tra pochissimo, 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 pochissimo. Un applauso più, ha finito il contratto, è finito le batterie. Duracell, come mai è finito le batterie e non applaudiamo più? Stanca, eh? E lo so, sono pomeriggi così, poi comincia giugno, caldo, afa, molta afa. Ce la possiamo fare però, anche perché abbiamo due ospiti davvero particolari e che tornano tra di noi a grande richiesta. Gloria a Pezzotta e Sara Locatelli, grazie mille! Grazie a voi! Grazie mille! Belle le paperelle! Belle paperelle, eh? Me l'hanno fatto dono qui perché Enrico III, perché Enrico II ci ha lasciato e siamo rimasti senza nulla, allora hanno messo le paperelle. Poi è tornato Enrico, che questo è Enrico III, vedete qua, l'ha anche scritto su una chiappa qua, Enrico III. E allora sono arrivate anche le paperelle a fare un po', è bella la nostra... Sì, molto. Grazie. Ma, ragazzo, sono i volti migliori anche... anche gli altri sono sempre simpaticissimi di SPM, però ringraziamo anche i vostri colleghi perché noi vi abbiamo nel cuore tutti quanti, eh. Anche noi, certo, che pieno, sì. Quanto, che corrispondenza d'amore che abbiamo tra di noi. No, non vi ho presentato loro, però loro sono i ragazzi e le ragazze del Maironi da Ponte e del Don Milani. Ciao. Bravissimi, eh. Gente che suona il violino, gente che pattina, anche qua, gente che fa Star Trek, espertismo in Star Trek, però gente che prepara anche dei filmati. Voi vi abbiamo chiesto, perché siete simpatiche, siete belle, fate audience, ma anche perché fate da giudici. Siete pronti? Ah, proprio ridi, eh? È una bella battuta? Ma è vero, è audience, andiamo a manetta con l'audience. Loro hanno preparato, allora sentiamo, ciao, come ti chiami? Io mi chiamo Simone. Bravo. E faccio parte del gruppo... Più vicino, sì, perfetto. Faccio parte del gruppo della Gallina dell'Uovo, della classe del Don Milani. Abbiamo preparato due video. Uno che parla delle prospettive dei giovani in quanto a guadagno e sul cosa... Cose serie, insomma. Sì, esatto. Ah. Sul cosa fare dopo la laurea. Cioè, se faranno il diploma e inizieranno a lavorare, quindi... cosa li aspetta in questa strada e nell'altro senso se invece si laureano e cosa li aspetta in questa strada. E i nostri video sono, diciamo, complementari. Uno parla, diciamo, di più del paradosso della laurea, che non regala molte certezze,
mentre l'altro riguarda di più il guadagno che possono ottenere. Tra l'altro qualcosa che riguarda anche Sara e Gloria, perché riguarda i guadagni, voi che lavorate. No, si fa, si lavora anche per questo. Ecco. Allora, cominciamo a vedere il primo, poi fate la giudice, siete pronti? Via! Chiaro. Primo filmato. Meglio un uovo oggi o una gallina domani? Meglio fermarsi al diploma e iniziare a lavorare o laurearsi con la speranza di un futuro migliore? Andiamo a scoprirlo insieme. Dopo le superiori, università sì o no? Per me sì. Certamente, anche perché con il diploma classico mi urge fare l'università, ecco. Dipende da cosa vuoi fare. Sì. Mi, diciamo, dipende, presumo. Sì. Perché? Perché penso che possa dare buone possibilità dal punto di vista lavorativo. Probabilmente offre più opportunità. Perché ci sono tante strade diverse per raggiungere quello che vorrei fare, quindi non so ancora bene. Perché voglio crearmi un futuro e credo che senza laurea adesso non sia possibile, anche per un futuro andare all'estero magari. Secondo te guadagna di più un laureato o un diplomato? Diplomato significa... Ma in realtà dipende dal settore in cui ci si vuole specializzare, a volte credo che possa guadagnare di più un diplomato, poi dipende da quello che... dall'attitudine della persona. Andando avanti con gli studi, scegliendo di fare l'università, si può fare più carriera? Secondo una statistica di University Report, per i primi 24 anni di carriera un laureato guadagna il 10% in più, invece per i restanti anni di carriera guadagna all'incirca il 70% in più rispetto a un diplomato. Lo sapevi? No. No. No, non lo sapevo. No, non ne ho conoscenza, però effettivamente ovviamente anche il livello di studio che è richiesto anche da un universitario è maggiore rispetto a quello di un diplomato. Quindi, secondo te, alla luce di questi fatti, è meglio l'uovo oggi o la gallina domani? Prima di rispondere a questa domanda faremo un gioco. Tu dovrai intraprendere la tua ipotetica carriera lavorativa e dovrai scegliere se essere accompagnato da due oggetti, o da uno zaino pesante e ingombrante, oppure da un uovo piccolo e leggero. Lo zaino rappresenta la laurea, ovvero una strada difficile e pesante da affrontare, e invece l'uovo rappresenta il diploma, ovvero un oggetto piccolo e facile da portare, ma ovviamente molto fragile. Cosa scegli? La cartella. Preferisco lo zaino pesante. L'uovo. Non ti abbiamo detto una piccola cosa? Ovvero che dovrai tenerlo su un cucchiaino. Oddio. Davvero bello, è bello, mi è piaciuto. Allora cominciamo. Sara, cosa dici? Simpatico, molto carino, molto interessante. Cioè, mi è piaciuto. Poi... piaciuto. Gloria? Mi è piaciuto anche a me, fa riflettere ovviamente sull'argomento. E condivido anche alcune risposte. Tipo? Tipo la ragazza che diceva bisogna capire un attimo l'attitudine del soggetto, perché tanti si accaniscono nello studio, fanno fatica e poi alla fine... oppure chi invece rinuncia in partenza perché vuole guadagnare subito e invece si perde un'opportunità. Che saggia, però, vede che è Gloria. Sara, invece per quanto riguarda... ormai siete delle esperte. La tecnica, c'era qualche immagine che era un po' tipo in controluce, non si vede? C'era un personaggio che addirittura non si capiva, lì forse potevano lavorare meglio. Sì. C'era una che c'era solo proprio la sagoma. La sagoma, no? Pensavo che era finta. Infatti non era lei, era solo una sagoma e parlava indietro. Lì diciamo che c'è un po' da lavorarci. Hai camera, posso lavorarci? Però l'idea, cioè se l'idea l'hanno avuta loro, bella. No, l'idea l'hanno avuta loro, perché ci mancherebbe che gli diamo pure le idee. Non lo so, cavolo. Magari sai. No, quello le idee vengono da loro. E la conduttrice, Melissa, com'era? Melissa è lei? Brava, lei? È stata bravissima. È stata brava? Sì, sì. Però non era lei che faceva le domande. No. Era Giacomo il bresciano, perché è di Arbusto, cioè di Brescia. Ah, quindi c'è... Cioè. Il lavoro di squadra, sommariamente, più che promossi. Più che promossi? Sì, no, sì. Che gentile. Ci sta, dai. Sono materne addirittura, sì. Anche così giovani. Grazie mille. Secondo filmato, chi lo presenta? Secondo, sempre tu? Era uguale, sempre lo stesso argomento? Ah, uguale, cioè fate... No, l'argomento è simile, ma riprendiamo da dove è caduto l'uovo. Parla del paradosso della laurea e delle poche certezze che la laurea può regalare, sebbene sia un percorso duro e faticoso. Caspita, che già un'introduzione così, io sono già sudato. Vai, esatto. Allora vediamolo, vediamolo, via! La laurea, una sicurezza? Non proprio. Secondo recenti dati Istat, c'è un paradosso che accompagna la laurea. Ad oggi, infatti, i neolaureati trovano lavoro più tardi ed in condizioni più precarie,
Saputo questo, abbiamo cercato delle alternative e ce ne sono in gran numero. Ma la gente lo saprà che non esistono solo università e lavoro? Andiamo a vedere. Dopo il diploma, cosa si fa? Dopo il diploma devi essere continuare studiando. Beh, preferibilmente si cerca un lavoro. Informarsi sui vari tipi di università. O si studia ancora, o si va a lavorare. Lei pensa che invece una istruzione universitaria possa aiutare a trovare un lavoro migliore, magari meglio pagato? Non per tutti, cioè c'è chi è portato per gli studi, ma anche chi ha bisogno più della parte pratica. Oh, certamente, avete ragione, infatti io voglio andare all'università. Lei conosce le alternative all'università? Darsi da fare e cercare lavoro. Il master o, mi viene in mente determinate lauree più brevi. Quale alternativa? Se io le parlo, ad esempio, di alcune alternative, come gli istituti tecnici superiori, il tirocinio appunto in un posto di lavoro, oppure anche dei master specifici, pensa che potrebbero essere delle valide alternative all'università che possano essere appunto utili? Personalmente credo che siano comunque un'ottima cosa. Beh sì, certo, ovviamente bisogna valutare da quello che che vuole essere il proprio futuro. Noi per concludere questa intervista avevamo pensato a una sorta di giochetto, quindi le mostreremo tre lavoratori e le chiederemo se a suo parere hanno seguito un corso di laurea oppure una differente tipologia di istruzione alternativa. Il nostro primo esempio è un manager del lusso. Non ride. Altri tipi di corsi? Sì, bisogna una istruzione basica. Ora, passando al secondo, abbiamo un ingegnere di manutenzione dell'ENI. Un corso universitario? Credo che sia andato avanti con gli studi universitari. Abbiamo invece il nostro ultimo lavoratore, è un tecnico biochimico. Ok, quasi, qua penso che siano necessari studi universitario. Il conduttore ha già trovato lavoro. Il conduttore ha già trovato lavoro. Abbiamo un conduttore che si chiama? Qua, tra l'altro, Paolo. Paolo, lui è tra l'altro però in meccanico. Mi sostituisce tra qualche anno. Tra qualche giorno. Lasciamo spazio. Voglio sedermi lì al vostro posto e fare un po' da ospite. Gli intervistati erano anche un po' inibiti dalla sua bravura, secondo vero? Me. Poi parla proprio specificando bene le parole. Lui è espertissimo in Star Trek. Se volete sapere, quando andate a vedere al cinema Star Trek, portate Paolo, che è uno veramente bravo. McAdams, però, nel nome d'arte. Si è vestito anche da Star Trek, questa settimana, vero? Grandissimo. Abbiamo qua tutto, col teletrasporto, è arrivato col teletrasporto, grandissimo. Addirittura. Promossi comunque, sì, i ragazzi del Don Pinani li mettiamo gli anche, voi siete d'accordo, ma erano a posto, di bravi sono stati. E loro cosa hanno fatto tutta settimana, scusa? Niente, hanno guardato loro che lavoravano. No, hanno fatto tanti, hanno disegnato, per prendere in giro. No, hanno fatto due progetti che l'ha visto nelle precedenti puntate, veramente bravi sono stati, e hanno avuto anche una professoressa qui del loro istituto che ci ha parlato della seconda legge della termodinamica, che ora Gloria ci potrà ripetere. Vai! No, scherzo. Prego. È impossibile ripetere. Stavo ancora analizzando. Ma visto che siete qui, visto che avete avuto la gentilezza, vi chiedo, avete una possibilità, come la lampada di Aladino, di esprimere un desiderio. Eccoci. Ad esempio, tu Sara cosa vuoi fare? Puramente cosa vuoi casuale. Ragazzi, siamo in televisione, ti cambi una volta nella vita. Infatti. Cosa vuoi dire? Cosa vuoi raccontarci tu? No, allora. Vuoi prendere un bigliettino che hai alle tue spalle, così che è come un uovo che hai covato finora? Ti faccio da gobbo. Oh, cosa faccio c'è? Da gobbo. Dai, aiuta i tuoi amici. Facciamo vedere perché appunto, facciamola che io faccio da gobbo e tu fai dai, finta guarda, di niente. Allora, non ci vede perché non è come... Okay. Volevo dire che dal 14 giugno... Okay. Sembra uno sponsor. Allora, dal 14 giugno al 30 di agosto, tutti i giovedì, dei miei amici organizzano lo skate park di Alzano, un evento che... si ripete per il quarto anno di fila. Al quale io parteciperò così. Così, coi sì, pattini? Sì, esatto. Forse ma cioè, le skate park con i pattini? No, è la location. Ah, la location, perché noi abbiamo delle pattinatrici e dei pattinatori, Okay, possono venire anche loro, certo. Coinvolge sia i ragazzi della nostra età che un target un po' più alto, tipo il tuo, insomma, per capirci. In che senso? Tipo i nonni. Trova la nonna ideale. E a un punto di ristoro, c'è la musica. E noi lo facciamo gratis. Questo non è un messaggio pubblicitario, sì, è gratis. No, diamo via qualcosa di gratis ogni tanto. Ragazzi che lavorano gratuitamente e fanno comunque, grazie a questa associazione a scopo ricreativo,
L'intento, insomma, è quello di coinvolgere un po' tutti i cittadini. Poi dopo danno i soldi a qualcuno, qualche ente benefico? Non è a scopo di lucro assolutamente, okay. E sì, vengono fatte aiutate. Delle donazioni a seconda un po' ogni anno va... Perciò ricordiamo con esattezza tutti i giovedì ad Alzano. Esatto, allo skate park, dal 14 giugno al 30 di agosto, solo il giovedì. Dai, ti offriranno una birra per dopo sport? Sì, assolutamente sì. Ci siamo venduti anche tu e 30 di una birra, noi facciamo gente così. Esatto. Grazie mille, Sara. Gloria, tu invece che cosa? Invece il mio è un target un pochino più alto, ma leggermente, non troppo. Ah, non il mio però. No. Okay. Volevo fare gli auguri a mia sorella, che non mi emoziono. Compie gli anni? Non ho finito neanche di dire sorella. Che si sposa. No, come si chiama? Giulia. Questo pare Giulia, com'è che è? E la Giulia si sposa. 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 Grazie. Oppure potremmo anche fare perché è una brava ragazza, perché è una brava ragazza, perché è una brava ragazza. Vabbè, salutiamo anche suo marito che è Carlo. Vabbè, per la par condicio. Non è ancora suo marito. Appena fatto un addio nubilato, è anche per quello che ho questa voce. Cosa avete fatto? Ho fatto cose che non si possono raccontare in televisione? No, solo un piccolo weekend. Subito. Dove siete andati? Weekend in Sardegna. Poverine. Con 10 ragazze, quindi quella canzone qua ci stava. No, 10 ragazze per me è come Gianni Morandi, mannaggia. E un uomo però. Ah sì, no, 9 più 1, pardon. Erano 10 ragazze, sì, oppure... è un ragazzo. È un ragazzo, però... È un amico di... un fratello, praticamente. Un fratello di latte. Allora ringraziamo Giulia, grazie, ringraziamo Gloria. Ma che bella è. Quando si sposa? Il 16 di giugno. Allora saremo tutti invitati. Certo. Idealmente, diciamo. No, davvero, una brava... È difficile trovare gente che si sposa adesso. Sì. Poi lei è anche più Gloria. Giovane di me. E tu non hai detto magari al tuo fidanzato, la sorella si sposa? Sì, facciamo un appello. No, che se la tagliamo. La lascia addirittura. Sara, tu sei fidanzata? No. Ah, niente, basta. Niente, basta. E prossima domanda? Eccoci, argomento tabù. Hai qualcuno che ti piace, Sara? No, ma credo che non siano così inerenti al programma, comunque. Ma qui la televisione è un po' così, un po' Maria De Filippi, se non diciamo... Però c'era già un programma che si chiamava Strano Amore... Ed è ma come fa a ricordarsi? Perché no, io ho pianto tantissimo quando... Ma hai guardato le repliche? No, ma ero piccola io. Forse loro non esistono. No, possiamo anche scemare con la sigla. E voi come in Muppets Show potete chiacchierare tra di voi. Ma infatti, ero piccola io, scusa. E la prossima volta lei non c'è. No. Ci sono io da sola. Lei da sola senza neanche il fidanzato, perché l'ha lasciata nel frattempo dopo che si sposasse. Grazie mille, Gloria, Sara, grazie a voi. Comunque la caviglia è tutto a posto. C'è. Gonfia, ecco. No, che gonfia. Che rubino, mia amica Zampone, no? Come la caviglia fine che hai, Gloria. No, perché è tutto il giorno che sono sui tacchi. È tutto il giorno che sei sui tacchi. Ma è meglio essere sui tacchi, cioè... Per le nane sì, ovvio. Per le nane.